Il governo ha fatto presente alcune problematiche riguardanti le procedure della Corte di Giustizia europea, delle quali immagino verrà a parlare anche nelle commissioni parlamentari che stanno esaminando il milleproroghe, perché tengano conto di queste vicende che peraltro sono note da tempo ma hanno subito una accelerazione. Dopodiché il governo istituisce un tavolo interministeriale che penso sarà riunito con immediatezza con i vari dicasteri che a vario titolo hanno competenze su questa materia, che riguarda il turismo, che riguarda il mare, che riguarda l'ambiente, che riguarda le infrastrutture, insomma che riguarda tanti, e si confronterà con le categorie, la cui opinione per quanto ci riguarda sarà decisiva ai fini della strada da intraprendere. Scusi, ma il tutto si conclude con i tempi del decreto mille proroghe, ormai quello... Ah, e questo, i tempi sono... i mille proroghe servono a fare delle proroghe, e quindi lei vuole sapere la fine del romanzo. E questo no, lo no, non no, è no, però non scappi, non scappi. Allora, vi ripeto, il governo ha rappresentato la pressante vicenda della giustizia europea che sta intervenendo su questa vicenda. Come sappiamo tutti, e lo sapevamo da tempo, ci sono dei ricorsi del TAR di Lecce, la Corte di Giustizia europea ha stabilito una tempistica molto serrata e di questo il governo darà, credo, informazione anche alla Commissione, perché le valutazioni si fanno anche in base all'andamento dei fatti. Ha deciso, come molti auspicavano, la costituzione di un tavolo interministeriale, perché la materia è di interesse di vari dicasteri. No, non sto facendo l'elenco completo, ne scorderei qualcuno, ma le infrastrutture si occupa del demanio, l'ambiente si occupa certamente anche di appunto delle spiagge e di quant'altro, il Ministero del Mare, c'è un Ministero del Mare che si occupa del mare, il Ministero del Turismo si occupa del turismo, e questo il governo farà questa riunione. Dopodiché si ascolteranno con immediatezza da parte del governo le associazioni di categoria, la cui opinione per quanto ci riguarda e per quanto riguarda tutti sarà rilevante, direi anche decisiva, ai fini delle decisioni di assumere nelle commissioni. Quindi gli emendamenti ci sono, ma le decisioni sul voto sugli emendamenti si prendono quando verranno esaminati. Quindi adesso vediamo, non è che questo tavolo interministeriale giocherà a burraco, si occuperà del problema, le categorie saranno dal governo sentite per valutare tutti gli aspetti, compreso l'accelerazione della vicenda europea e le istanze che tutti abbiamo proposto su una vertenza che dura da circa 15 anni. Presidente della Repubblica per l'insediamento del nuovo Consiglio Superiore della Magistratura. Io ero lì in rappresentanza del Senato come vicepresidente, ho visto Nordio in splendida forma ed eravamo tutti al cospetto del Presidente della Repubblica per salutare i membri uscenti del CSM e quelli entranti.